21 marzo 2017, 22esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Vogliamo ricordarli tutti, le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora conoscenza. Emanuele Notarbartolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti, Andrea Orlando, Gio Petrosino. Una data da non dimenticare, 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la 22esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione, che assume quest'anno un valore diverso perché è divenuta oggetto di una legge nazionale, si è tenuta in campagna Aldrione Conocal del quartiere Ponticelli. Il tema scelto è luoghi di speranza, testimoni di bellezza, ed ha come obiettivo non soltanto il ricordo delle oltre 900 vittime innocenti, ma quello di rinnovare l'impegno a favore della legalità e della giustizia sociale. È un abbraccio ai familiari innanzitutto delle vittime, e forse la cosa più bella che fa da pandan alla riflessione che faceva lei, cioè che le vittime sono ancora troppe, che oggi i familiari anche delle vittime recenti si schierano col popolo in cammino, si schierano dalla parte giusta, lottano e non vengono prevalse anche da quel sentimento che sarebbe naturale dell'abbandono, dell'andare via, dall'astio nei confronti delle istituzioni. Oggi c'è un'unità di popolo significativa contro le mafie, e aggiungerei anche, perché sennò queste giornate rischiano di essere retoriche, perché queste parole in pochi le usano, in pochi le praticano, contrastiamo anche le mafie che stanno dentro lo Stato, perché altrimenti parliamo solo di stese. Ma se non contrastiamo la mafia che è arrivata fino a dentro le istituzioni del nostro paese, ovviamente ci metto politica per prima, ma non solo, noi non sconfiggeremo mai le mafie. Promossa dall'Associazione Libera in collaborazione con la Fondazione Polis ed il Coordinamento Campano dei Familiari delle Vittime Innocenti della Criminalità, l'iniziativa ha visto sfilare per le strade del quartiere migliaia di studenti provenienti dalle scuole di tutta la regione, al fianco dei familiari delle vittime e dei rappresentanti delle istituzioni. A Ponticelli, il luogo simbolo della violenza, questa mattina ha prevalso il racconto di chi ogni giorno fa la sua parte, di chi reagisce e spera di poter vivere in una comunità migliore. Quanto calore per voi familiari delle vittime. Oggi li ricordiamo in campagna, in questa piazza, in altri 300 luoghi, in tutta la Campania. Ricordiamo questo elenco di 944 nomi in questa giornata che è legge dello Stato, per ricordarci che il 75% di voi chiede ancora verità e giustizia. Ma è del tutto inutile se ci fermiamo a questa giornata e se non ricominciamo da domani per 364 giorni l'anno, per il prossimo 21 marzo, a leggere questo elenco e a ricordarci che quello che chiediamo è solamente verità e giustizia.